E bentornati a Buongiorno Verona Live. Come promesso, siamo in compagnia del nostro primo ospite, Giovanni Vitt. Benvenuto. Che onore, grazie. Buongiorno a tutti. Allora, praticamente vecchia conoscenza di Verona Network, di Teleradio Adige, perché insomma, ospite del nostro Lei Marchetti più volte, giusto Giovanni? Certo. Dopo quello zoo comunale, insomma, abbiamo fatto qualcosa anche qui. Esattamente. Quindi, insomma, oggi sei in veste, qui in veste di attore teatrale, perché come sappiamo... insomma, fai parte della compagnia La Graticcia, attore, regista, abbiamo detto polivalente, abbiamo detto anche sì, prima, facchino, montatore, tutto. Qualsiasi cosa, beh, insomma, bisogna essere a 360 gradi artisti, no? Insomma, mi sembra giusto. Allora, dunque, inizierei parlando della compagnia La Graticcia, perché la prima cosa che mi ha incuriosito quando ho sentito il nome è stato proprio quello, il nome, da dove viene La Graticcia? Ma La Graticcia è una parte del teatro, nei teatri all'italiana, la parte superiore al palco, una struttura fatta di legno, alla quale vengono applicate le scenografie, i fari, ed è la parte più solida, ma anche la più leggera del teatro. Ed è quello che vogliamo creare noi, per cui una compagnia che sia solida, resistente, ma che doni leggerezza. Ecco, e questo è molto bello. Tra l'altro, diciamo che l'intento molto probabilmente è stato raggiunto, perché lo scorso 30 di agosto voi siete andati in scena con il Palio di Verona, Sant'Eufemia, e avete fatto un sold out, e tra l'altro non solo sold out, c'era gente che avete dovuto mandare via perché sì, ce n'era troppa. La nostra partenza è stata un po' in salita come nascita della compagnia, e avere la soddisfazione e comunque anche il dispiacere di dover mandare a casa certo. la gente è stato un po' così, però siamo contenti perché abbiamo fatto queste quattro repliche del teatro nei cortili e abbiamo avuto una media spettatori molto alta, quindi siamo felici. Ecco, tra l'altro, tornare in scena dopo un anno e mezzo praticamente passato a casa sul divano, purtroppo, perché insomma sappiamo i teatri erano chiusi, le compagnie teatrali disperate anche, immagino, perché d'altronde non si poteva più fare nulla a causa della pandemia. Quindi una doppia soddisfazione, possiamo dirlo così? Sì, noi siamo stati, diciamo così, fortunati, perché siamo riusciti in questo periodo di calma fin troppa a riorganizzarci e ripartire con una nuova realtà. Eh beh, insomma, questo è importante e insomma vi fa onore, perché non è semplice ripartire. Tra l'altro, finita questa stagione, anzi prima tirerei un bilancio, insomma, com'è andata tutto sommato? Ma la stagione è andata molto bene, diciamo che non solo la nascita della compagnia, anche un ritrovo proprio di tutti quanti. Noi abbiamo un passato comune, gran parte degli attori sono ex attori della Barcaccia, quindi già ci conoscevamo, ma con dei nuovi ingressi siamo riusciti a trovare un nuovo equilibrio ed è stato importante. Le date sono arrivate, abbiamo avuto un sacco di persone che ci hanno aiutato e questa è stata la cosa veramente più bella, perché tantissimi imprenditori, bisognerebbe nominarli tutti, ci hanno aiutato, chi ci ha dato un capannone, chi un magazzino, chi una sala per le prove, un furgone, certo. e siamo riusciti a ripartire. E dopo anche tantissimi comuni ci hanno dato fiducia facendoci fare diverse serate in giro. Ecco, e tra l'altro fiducia ripagata, e tra l'altro vedo tanta felicità, proprio eravate proprio contenti in questa foto che su Facebook, sì. Insomma, avete ringraziato gli spettatori e insomma si vede proprio la soddisfazione, la felicità sul vostro volto, quindi è molto bello. E andando invece avanti, sempre sulla pagina Facebook, troviamo invece un volantino di Teatro di Fine Estate. Spiegaci un attimo di cosa si tratta. Questa è una grandissima novità della Graticcia, che solamente in 4 mesi di attività ormai sta facendo di tutto di più: una produzione nuova, il sold out, un premio e adesso questa rassegna organizzata in collaborazione con Estravagario e il Comune di Villafranca, che parte proprio questa sera da Dossobuono, Villa Alessandri, e vede interessate le frazioni di Dossobuono e di Quaderni. Una rassegna che vede impiegati diversi artisti veronesi, ovviamente La Graticcia, ma anche Ermanno Regattieri, Andrea De Manincor, e c'è anche un'incursione di un artista extra veronese che è Gigi Mardegan, che sarà il 17 settembre a Dossobuono. Ecco. Gigi Mardegan è un grandissimo attore trevigiano che recentemente è stato ammesso al Festival Nazionale di Teatro più importante d'Italia.
Beh, insomma, diciamo che ci sono tanti appuntamenti interessanti e soprattutto tutti che devono ancora arrivare, a parte stasera che insomma, però ci sono appuntamenti il 4 settembre, l'11, il 10, il 17, il 18, quindi insomma, chi vuole darsi al teatro e alla pazza gioia può farlo e lo Esatto. invitiamo a fare perché insomma è molto interessante. E un altro, invece un'ultima domanda che ti faccio riguarda forse il festival a cui facevi riferimento? Sì, Ecco. praticamente la Graticcia appunto ha partecipato un po' per scherzo a questo primo concorso organizzato dalla FITA, che è la Federazione Italiana Teatro Sì. Amatoriale, ed era un concorso di monologhi, si chiamava Pillole di Teatro. Abbiamo partecipato, io quindi ho rappresentato la compagnia, abbiamo vinto la selezione veronese e proprio questa sera sarò a rappresentare un po' anche la città a Rovigo, alla Ah. finale regionale. E monologo, se possiamo chiedere su che tema? Ma fa parte della Folla del Filò, che è lo spettacolo che ho portato in scena l'estate scorsa, e quindi è di Dino Coltro, è una folla che viene raccontata all'antica maniera come facevano i contafole nelle campagne veronesi. Beh, allora noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo, anche perché tra l'altro parlando di monologhi, veramente non è semplice poi tenere il palcoscenico, insomma, per non so quanto può durare un monologo. Questo monologo deve durare, questa pillola di teatro, 8 minuti, invece la Folla del Filò, che è Accidenti. l'intero monologo, dura 1 ora e un quarto, così. Ma già 8 minuti devo dire sono una bella tempistica. Un'ora e un quarto sei Un'ora morta e un alla quarto, fine. esatto. Bisogna raccogliersi poi col cucchiaino alla Esatto, fine. sì. Perfetto. No, no, allora noi facciamo veramente un grande in bocca al lupo, Giovanni, perché ve lo meritate. E ti ringraziamo per essere stato il nostro primo ospite di questa stagione di Grazie a Buongiorno voi Verona e un in Live. bocca al lupo anche a voi, allora. Grazie mille, crepi il lupo. E allora noi ci vediamo tra poco alle 13 per la nostra seconda intervista di oggi con il Froggy Sound Fest. Grazie e a tra poco.